Spero che ci sia a breve e chiudo un governo in grado di raccogliere questi spunti, questi stimoli. Si è chiusa con ieri una fase che è durata un anno e mezzo, non so che tipo di fase si possa aprire da oggi in avanti. Noi ovviamente da persone curiose, costruttive ed educate siamo disponibili ad ascoltare, a valutare, a confrontarci con tutti, tenendo ben presente che la via maestra alla fine porta sempre al popolo e alla scelta dei cittadini, però i dati del convegno di oggi pomeriggio devono essere parte integrante di un progetto di ripartenza, perché se non si riparte dal rilancio, come diceva Armando, che ringrazio, non dai rimborsi, non dall'assistenza, non dalla beneficenza, ma dall'attività, dal lavoro, dal merito, dall'efficienza, dalla velocità, dalla promozione e dalla produzione, non andiamo molto, molto distanti. Io sono ottimista per natura e quindi mi auguro che almeno una piccola parte dei contributi che ogni relatore ha portato in questo particolare mercoledì pomeriggio, prima, e chiudo, ho detto a un giornalista: scusa, ti devo lasciare perché partecipo a un convegno sull'emergenza povertà. Lui mi ha detto: ma come? C'è la crisi di governo, ci sono le consultazioni, c'è la fibrillazione dei 5 Stelle, c'è Zingaretti che fa l'appello a Leu, eccetera, eccetera, e tu partecipi a un convegno sulla povertà. Ho detto sì, in piccolo, sarò un po' strano, però io ritengo che la politica sia un mezzo e non un fine. Il governo è un mezzo, ma non un fine. Il fine è migliorare la vita, se non di tutti, quantomeno di tanti. E vi ringrazio perché le vostre idee spero possano diventare iniziative concrete di legge che, senza prospettare miracoli, però cambino in meglio la vita di qualche famiglia italiana che magari ci sta seguendo da lontano, un po' scoraggiata. Vedremo di sconfiggere paure, distanze, preoccupazioni e rassegnazioni con l'attività e col protagonismo.